Stiamo organizzando una festa a casa di un mio amico e siamo tutti ragazzi, quindi pensavo che... No, no, guardi, io in casa degli sconosciuti non ci vado, io sono una ragazza seria. Pulire, fa da mangiare, fiascare il vino. Che credessi una bella vita la mia. Quando sono morti i miei poveri genitori, non è peggiorata di nulla. E leati di bocca e sto sigaro puzzolente! Che tu puzzi come un vecchio briaco! E appena vado a sistemare l'acquaio, che è in cucina e c'ho un monte da fare, forza! Mi metto a sedere sul letto per coricarmi e all'improvviso la tira fuori il capo da sotto le coperte. E la comincio a branciarmi tutto, a ciancicarmi. Oh, e non mi riusciva a tirarmela di dosso. Oh, non lo fare, bischero! E tu lo sapevi anche te che la voleva, sì, dai! Oh, sì, magari! Ma mi voleva dire, l'ha visto fantasmi? Fantasmi? Piuttosto, e che l'hai questa storia dei fantasmi? Arrivano tutte e due, il tuo babbo e la tua mamma. Ben via, Nini, racconta ogni cosa a me che poi t'aiuto io! E si mettan di fronte a dove dormo io e cominciano a raccontarmi tutte le cose. Il fantasma di tuo povero babbo e mi ha detto che fino a che un tu pigli moglie loro e un riposano in pace. Ma chi tu vuoi lo sposi? Uno come me che li sta tutti i giorni a lavorare, eh? Qui se non si interviene noi e un si tira fuori un ragno dai buco. Hai ragione, Nini, ma come si fa se non ci vede e non ci può neanche sentire? Le sedute, lo sposassi, fantasmi, ma che vi levate di? Te lo dico io come si fa. Gli si fa un bel pateracchio e non ci si pensa più. Un pateracchio? Ma come si fa?